scientifica, dietrologia e quant'altro, già mi pare che Giorgio l'abbia detto, io vorrei rammentare che stavolta siamo tanti, di solito eravamo pochi, anche se pochi ma buoni mi pare che non quadra il discorso nostro. Qualche anno fa si era detto già che c'erano dei problemi di bilancio, qualcuno aveva parlato di bilancio di facciata e lei Presidente si è presa male e l'ha presa proprio come un'offesa personale. Invece, a quanto vediamo oggi, questa faccenda del bilancio di facciata, adesso poi i numeri che ha tirato fuori quello di Stofanelli, io purtroppo non so fare di numero, non so bancario, faccio l'avvocato, quindi per me il numero è proprio la iattura, però sta di fatto che queste cose che lei dice, dopo anni che lo stavamo dicendo pure noi, solo noi, però purtroppo eravamo soli e unici a parlare, è venuto fuori con tutta la drammaticità del caso. Allora, che lei adesso se la stia prendendo con la PCC di Palestrina, con quelli che non ci hanno capito, con tutte le cose che lei ci ha detto, per me è una excusatio non gradita. Cioè, per me, che faccio molto fatica a stare appresso ai numeri, ma capisco molto bene la sostanza dei fatti, per me è una cosa macroscopica il malgoverno del CDA della banca. Perché mi pare che chi ha preso la decisione è il CDA, la direzione, non me la piglio col personale, ma la gente che ha gestito questa banca. Noi oggi stiamo parlando di una perdita di 500-600 mila euro l'anno, Cristofanelli, mi sembra, dai numeri che ha detto Cristofanelli, forse pure di più. Quindi allora a questo punto, cioè chi ha gestito questi soldi? È inutile che il buon socio lì che ha parlato del primo papabile del commissario liquidatore ci venga a dire che rientra nella naturale situazione nazionale. Sì, lo sappiamo tutti, ma noi stiamo a parlare dei colossi, noi siamo una piccola banca che doveva essere gestita da persone locali, poi tra l'altro, invece così non è stato già dall'inizio, ci sono state situazioni che io non ho capito prima, capisco molto di meno oggi alla luce dei fatti. Quindi il fatto poi che lei ci dice, quello mi ha veramente turbato, che lei dice mi raccomando perché questi sono i numeri di oggi, se qualcuno fa la riserva, io ho fatto delle lettere come avvocato personali e per più di qualche persona che già da anni chiedono di riscattare la loro quota, perché si vede che avevano già avuto sentori che la cosa stesse degenerare. Quindi a queste persone che negli anni passati hanno fatto richiesta di liquidazione della quota è stato risposto nei modi più vari, cioè porta un socio, quello che diceva prima lei, che poi è diventato inammissibile per legge. Comunque a nessuno o a quasi nessuno sono stati restituiti i soldi delle quote. Quindi io adesso mi trovo come avvocato, perché l'ho preannunciato già 2 anni fa, l'anno scorso, sia per me che per altri. Molto probabilmente io non farò quello che dice lei, io andrò al fondo di questa faccenda. Cioè non è possibile che lei ci sia stati buoni, perché poi nemmeno quello si riprende. Io andrò avanti, lo dico qui e voglio che venga messa a verbale, andrò avanti per tutte le vie giudiziarie possibili, se ci sono e se ci saranno ravvisabili situazioni, come più o meno accennava pure Cristofanelli, di mala gestione o di gestione allegra o di mancato ottemperanza da precise norme sia statutarie che bancarie, il sottoscritto andrà avanti. Non mi può dire quello che ha detto prima, perché se c'è qualcosa che non va, cominciamo da noi stessi, non diamo le colpe agli altri, ma ci metto pure io, per quel poco che posso essere stato responsabile di questa mala situazione, me ci voglio mettere pure io. Però non voglio assolutamente che venga fuori pulito chi pulito non è. Quindi io a questo punto annuncio questa cosa ufficialmente, voglio che venga messa a verbale e mi fermo qua, perché sennò mi avrebbe da ricordare a tutti quanti quelli che non c'erano. Un paio d'anni fa qui venne il prode Astorre e venne a dire che aveva parlato con Renzi che c'erano problemi, sottoscriviamo perché non succederà niente. Lei mi sta chiedendo di fare un versamento, ma con che coraggio io verso soldi che non so nemmeno se quello che ripiglio sarà, anzi no, lo so, perché lo so che non ripiglierò quello che ho messo fuori.
Quindi non ho più fiducia, scusi se mi permetto di dire, non ho più un pizzico di fiducia in questa situazione. E finisco qua, se non poi divento polemico, io mi conosco, vado oltre, ben oltre a... Grazie.